Questo libro, che guarda caso alla prefazione di Paolo Grati, che si intitola Storie di cazzo e figa, scoiattoli e altri amici. La prima poesia tocca un tema insomma delicato, importante per tutti, è una delle mie preferite, si intitola Ansia da prestazione, sottotitolo Che cazzo devo fare? C'è cazzo che in preda a grande afflizione si beve una birra appoggiato al bancone. Con figa da un po' ci sono problemi, se a volte lui tarda lei dice non vieni, se invece fa in fretta lei punta il dito dicendo un po' acida che hai già finito, così che alle volte appena la vede lui vorrebbe alzarsi e invece si siede e arriva persino a dire la bugia che oggi è da fare, che deve andare via. Figa dice basta, che sono tutte scuse, si arrabbia di brutto, lo riempie di accuse. Lui si barcamena, le dice che ha torto e si lascia prendere da grande sconforto e poi pure lei si lascia andare giù convinta che ormai non gli piace più. Così per paura e per la tensione finisce che guardano la televisione. Poi figa la spegne, sospira e si volta e dice perché non sei come una volta? Una volta di figo, sempre pronto all'affondo, sempre dritto e impettito, il più cazzo del mondo. Sono cazzo anche adesso. Però c'è la questione che alle volte sei tu che mi fai soggezione, perché so che ti aspetti certe cose che sai e così mi viene l'ansia di non farcela mai. Io mi aspetto soltanto quel che aspetta una figa quando ha un cazzo vicino, cosa vuoi che ti dica? E la fai facile tu che stai lì ad aspettare, mentre io devo crescere sempre prima di entrare. La mia vita è un continuo salto dimensionale, un continuo stress fisico ed emozionale. E che colpa c'ho io, dice figa irritata, se tu sei fatto a cazzo io sono fatta a bucata. Non è colpa in effetti, però detto tra noi forse è meglio se vado sul lettino di Freud. E se poi non ci riesci, dice figa avvilita, va a finire che mi sento una figa fallita. E così il cazzo e figa per consolazione si fanno una birra appoggiati al bancone. Una ha ispirato questa poesia, si intitola Sessanale, sottotitolo Cose che capitano. C'è cazzo che oggi vuol fare il perverso e andare a infilarsi in un buco diverso. E figa, che sa come dargli una mano, va svelta a parlare col dirimpettano. Costui sta di solito, se non va a lavorare, rinchiuso in se stesso e non sa cosa fare. Così lei gli dice, ti presento un amico e per farlo entrare fai come ti dico. Però Ano è perplesso, non è il suo mestiere. Più che far entrare lui sa fare uscire. Ma figa è insistente, puoi sempre provare, se poi non ti piace lo mandi a cagare. E Anno acconsente, non tanto esaltato, per i soliti usi di buon vicinato. Poi figa fa cazzo, ecco è fatta, stasera fai il giro del retro senza troppa premura. Chiede cazzo un po' ansioso, quanto devo bussare? Non disturbo davvero? Che mi devo portare? Non disturbi, tranquillo, dice figa in sussurro. Per presente, non so, porta un poco di burro. E così all'ora giusta, tutto quanto azzimato, cazzo bussa alla porta di quel buco imbucato. Anno che lo aspettava, non sa ancora se aprire. E se poi non va bene? Se non sa cosa dire? Ma ormai il cazzo è deciso, gli è venuta la voglia di conoscere Anno, di passare la soglia. In quel posto fa caldo, cazzo è tutto sudato, anche il burro che ha in mano si è ormai tutto squagliato.
così che quando Anno si decide ad aprire, cazzo scivola dentro senza neanche capire. E quel tipo accidenti, non è male per niente. Assomiglia un po' a Figa, ma però più stringente. Come fossero stati sempre amici da sempre, stanno insieme beati, non si annoiano per niente. Poi è tardi, purtroppo è ormai l'ora di andare, ma Giancazzo promette di tornarlo a trovare. Anno, con un sorriso, un abbraccio, un sussurro, torna presto, gli dice. Tante grazie del burro. Fellazio. Sottotitolo: accade una sera. C'è cazzo che, preso dal biocco serale, gli cade la testa leggendo il giornale. E Figa, che invece è molto più arzilla, rimane in attesa di una qualche scintilla. Ma niente da fare, nessun movimento, né il boxer di fronte già tutto spento. E Figa, pensosa un poco più in là, si chiede indecisa: che cosa si fa? Poi pensa che forse per farlo svegliare con bocca e con lingua bisogna parlare. Così, nel linguaggio che ha il corpo con sé, adesso quel cazzo ci pensano in tre. E Bocca fa un giro di perlustrazione, lo guarda, lo tocca, si mette in azione e poi dice a Lingua di darsi da fare. In due riesce meglio di farlo rialzare. E Cazzo in effetti non è proprio morto, al bacio di Bocca di colpo è risorto. E a tocco di Lingua, che gira leggero, si sente di colpo più umano e più vero. Però è ancora stanco e incerto su uscire. Dai, vieni, gli dicono, andiamo a ballare. Va bene, acconsente col sonno di poi, mi svesto in un attimo e sono da voi. Poi dopo sbuca che è tutto in tiro e Bocca con Lingua lo prendono in giro di sopra, di sotto e di fianco, al punto che adesso non è affatto stanco. Il ballo che fanno lo contagia tutto, son piene di vita e si scatena di brutto. Si lascia blandire dall'altra e dall'una e pensa che in fondo ha proprio fortuna. E Figa, che allerta al piano inferiore, comincia a agitarsi per farsi sentire, ma presto capisce che quelle lassù non hanno intenzione di lasciarlo andare giù. Infatti le due sono talmente prese che scordano Figa e le sue pretese. E Lingua si slingua e Bocca si sbocca e Cazzo ormai sente che tra poco sbrocca. Il cuore gli batte, il sangue alla testa, e per tutti e tre è il clou della festa. E mentre lo stringono, uccello nel nido, e Cazzo di colpo che lancia il suo grido. E Bocca lo accoglie, Lingua l'ambisce, Figa di sotto è lì che intristisce. E Cazzo felice si scrolla la voce, saluta in casa e spegne la luce. Grazie.